Interesting today some of the themes about God's goodness. È interessante oggi che abbiamo guardato dalla bontà di Dio. And that God loves you. E che Dio ti ama. And some of us find that easy to believe. Qualcuno di noi questo lo trovano facile da credere. But some of us can hear it in our mind. Ma alcuni di noi lo possono sentire nella mente. But it doesn't really touch in our heart. Ma non scende nel cuore. And I pray today that goes into your heart. E io prego che oggi questo possa entrare nel tuo and cuore. And you realize there is a good God. E realizzare che c'è un Dio buono. And His goodness is running after you. E la sua bontà ti insegue. In the UK we did a series called The Great Exchange. Nel Regno Unito abbiamo avuto una serie che si chiama Il Grande Scambio. It was the idea that God is not offering us an improved life. È l'idea che Dio non ci offre una vita migliorata. God is offering us an exchanged life. Dio ci ha offerto una vita cambiata, scambiata. What does that mean? Cosa vuol dire? Jesus says, I will take all of your pain. Gesù ha detto, io prenderò tutti i vostri dolori. And I will give you my joy. E io vi darò la mia gioia. I will take all of your brokenness. Io prenderò tutte le tue rotture. And I will give you my wholeness. E io darò la mia sanità. I will take your sin. Io prenderò i tuoi peccati. And I will give you my righteousness. E io vi darò la mia giustizia. I will take everything about you that is not good. Io prenderò tutto ciò di male che c'è in te. And I will give you everything of me that is good. E ti darò tutto ciò che in me è buono. And we get to live an exchanged life. E noi viviamo ora una vita scambiata. Everything good about Jesus is a gift to you today. Tutto ciò di buono che è in Gesù è stato il dono in te. And this comes from Isaiah 53. E questo viene da Isaia 53. The prophet says, He took our pain. Dove il profeta diceva lui ha preso i nostri dolori. He took my suffering. Lui ha preso le mie sofferenze. He took my punishment. Lui ha preso la mia punizione. He took my sin. Lui ha preso i miei peccati. And instead in verse 5 he gives us His peace. E nel verso 5 dice che lui ci ha dato la sua pace. And he gives us his healing. E lui ci ha dato la sua guarigione. And in the UK we preached about this for about 8 or 9 weeks. E nel Regno Unito abbiamo avuto questa serie per 5, 8, 9 settimane. All of the different dimensions. Tutte le dimensioni differenti. He was punished that we might be forgiven. È stato punito così che noi possiamo essere perdonati. He was wounded that we might be healed. È stato flagellato così che noi possiamo essere guariti. He was made sin that we might know his righteousness. È diventato peccato così che noi possiamo essere la sua giustizia. He died our death so that we might share his life. Ha preso la nostra morte così che noi possiamo condividere la sua vita. And it just goes on and on. E continua e continua. And it's like this is the effect of Easter. E questo è l'effetto della Pasqua. By his death and resurrection, I live an exchanged life. Con la sua morte e resurrezione io vivo una vita scambiata. And there was some very deep ministry. E ci sono stati dei tempi di ministrazione forti. I preached on the topic Jesus endured our rejection so we could enjoy his acceptance. Io ho predicato sul fatto che Gesù ha preso la nostro essere rigettati così che noi possiamo vivere la sua accettazione. That goes very deep into people's hearts. Questo è entrato veramente in profondità nei cuori delle persone. People who felt rejected maybe by their parents. Persone che si sono sentite rigettate forse dai genitori. Rejected because of how they look. Rigettate forse dal loro aspetto. Rejected because of their background. Rigettate dal loro passato. That there was this offer, come and find acceptance. E sono venuti in chiesa e hanno trovato l'accettazione. E abbiamo avuto tutti i leader lì davanti. And we invited people to come. E abbiamo invitato le persone a venire all'altare. And just be hugged by the leaders. E semplicemente ad essere abbracciate dai leader. And people just wept. E le persone hanno cominciato a piangere. Because for the first time they felt accepted. Perché per la prima volta si sono sentiti accettati. And I thought, man, it doesn't get any deeper than that. E io ho pensato, non può andare più in profondità di questo. And then they asked me to preach about a different topic. Ma poi mi hanno chiesto di predicare in qualcosa di differente. Jesus was made a curse so that we could enjoy his blessing. Gesù è diventato maledizione affinché noi possiamo gioire della sua benedizione. And Jesus endured poverty so that we might enjoy his abundance. Gesù è diventato povertà affinché noi possiamo
gioire della sua abbondanza. So I wrote my message. Così ho scritto il mio messaggio. And I was all ready to go. Ero pronto per andare. And then Saturday night, e al sabato sera it hit me in here. Mi è arrivato qualcosa dentro. And I've been a Christian maybe 50 years. Sono stato forse un cristiano per 50 anni. I've been ministry maybe 40 years. E sono stato nel ministero per 40. And suddenly I realized that deep down inside. E improvvisamente ho realizzato che dentro di me I still felt this lack. In profondità avevo questa mancanza. I still felt this poverty. Sentivo questa povertà. And I'm sure many of you have had difficult lives. E sono sicuro che alcuni di voi hanno avuto una vita difficile. But when I grew up, my father was in and out of jail. Quando sono cresciuto, mentre crescevo, mio padre entrava e usciva dalla prigione. In fact, I'm the eldest, and when I was born, he never arrived at the hospital to collect my mother and me. Io sono il più grande, infatti quando sono nato, mio padre non è mai venuto a prendere me e mia madre dall'ospedale. Because he'd been arrested and taken to jail. Perché lui è stato arrestato e portato in prigione. So my mother had to take a new baby and find somewhere to live. Perciò mia madre ha dovuto prendere un bambino e cercare un posto dove vivere. And find work. E cercare lavoro. And he was in and out of prison when I was a young boy. Entrava e usciva di prigione quando io ero un ragazzo. And then he left when I was 9. E poi se n'è andato di casa quando avevo soltanto 9 anni. And so I grew up just with my mother in the poorest street in the poorest part of our town. Perciò sono cresciuto solo con mia madre nella parte più povera della città. And I remember debt collectors banging on the door. Mi ricordo quelli che venivano per i debiti, che ci bussavano alla porta. And with my mother hiding inside. E mia mamma che si nascondeva lì dentro casa. And I might be 60 years old. E ora ho 60 anni. And I might have been in ministry 40 years. E sono stato nel ministero per 40. But there was still a little boy inside. Ma dentro c'era come un piccolo ragazzo ancora. Who says that you're not safe. Che diceva tu non sei al sicuro. That there's lack. C'è mancanza. That there's a hard world out there. C'è un mondo duro, difficile da affrontare fuori. And I realized that I needed a divine exchange. E ho realizzato che io avevo bisogno di uno scambio divino. And I realized God needed to shift something in me. E ho realizzato che Dio doveva cambiare e smuovere qualcosa dentro di me. And I want to talk about that today. E voglio parlare di questo oggi. And there'll be some people here like this is just a minor adjustment. E ci saranno alcune persone che per loro è un aggiustamento piccolo da fare. And but there will be some people like here like me. Ma ci saranno alcune persone qui proprio come me. And this truth goes as deep as you can go. E questa verità può scendere più in profondità come tu permetti di farla scendere. Do I believe in a good God? Credo io in un Dio buono? Do I believe that good things are coming my way? Credo che cose buone stanno arrivando nella mia vita. Do I believe that my life will be a success? Credo che la mia vita sarà un successo? Or do I believe it's always going to be hard? O credo che sarà sempre tutto difficile. It's always going to be a struggle. È sempre una battaglia. I'm never going to succeed. Non avrò mai successo. And I pray today if that's you, you have a divine exchange. E io prego che se questa persona sei tu scopri uno scambio divino. So let me show you this in the Bible. Voglio mostrarvi questo nella Bibbia. Let me talk about the subject of blessing. Voglio parlarvi del soggetto della benedizione. Some people think this is just very superficial Christianity. Qualcuno pensa che questo è un cristianesimo superficiale. That this is like American Christianity. Che questo è un cristianesimo americano. My job is a Bible teacher. Ma il mio lavoro come insegnante biblico. I realize that blessing goes very deep in the Bible. Mi ha fatto scoprire che la benedizione va veramente in profondità nella Bibbia. Genesis chapter 1 verse 22. God blessed his creation. Genesi 1:22. Dio ha benedetto la sua creazione. And this is what blessing means. Be fruitful and increase and fill. E questo è quello che essere benedetti vuol dire: essere fruttiferi, moltiplicare e riempire. God speaks a blessing that things are going to flourish. Dio parla benedizione, le cose fioriscono. That things are going to grow. Dio dice che le cose cresceranno. That things are going to work. Che le cose andranno bene. And 6 verses later he says the same things to people. Sei versi dopo dice la stessa God cosa. God blessed them.
Dio li ha benedetti. And said to them again, be fruitful. E gli ha detto siate fruttiferi. And increase in number. E crescete in numero. And fill the earth. E riempite la terra. You were designed to live under the blessing of God. Tu sei disegnato per vivere sotto la benedizione di Dio. You were designed to live that God is for you. Tu sei disegnato per vivere con la benedizione di Dio dietro. This is the very first chapter of the Bible. Questo è il primo capitolo della Bibbia. Before you discover that God is holy. Prima che scopri che Dio è santo. Before you discover that He is all powerful. Prima che scopri che Dio è il più potente. Before you discover that he is righteous. Prima che scopri che lui è giusto. You discover that he is a God who creates life. Tu scopri che lui è un Dio che crea vita. And he is a God who blesses. È un Dio che benedice. People think deep theology is talking about God's sovereignty. Le persone pensano che parlare di teologia riguarda la santità di Dio. And that's important. E questo è importante. But God as a God of blessing is equally right up there as Ma important. Ma il Dio di benedizione è lì insieme al Dio di santità. And just as you were designed to be born accepted into a family. E così che tu come eri creato per vivere e essere accettato in una famiglia? Tu sei creato per vivere sotto il favore di Dio. E Dio vuole fare questo scambio. Eccoci qui ritrovati nello studio della nostra chiesa Equippers. Spero che questo video che stai seguendo sta benedicendo la tua vita, anzi ne sono sicuro. La parola di Dio fa sempre la differenza nella nostra vita. E se ormai questo è il tuo metodo per ricevere parola, perché forse non hai una chiesa o forse sei lontano dalla nostra chiesa, ti voglio dire, se Equippers è diventata la tua famiglia, ti incoraggio a fare qualche passo in più per farti conoscere da noi, perché no, visita il sito equippers.it dove potrai connetterti con il nostro gruppo online su Zoom. Non vedo l'ora di conoscerti, non vediamo l'ora di conoscerti. Inoltre abbiamo un network incredibile di amici, di chiese, di gruppi in casa in tutta Italia, lo trovi sempre sul nostro sito. Oggi voglio prendere qualche minuto per parlarti di come anche tu puoi contribuire per l'avanzamento dell'opera di Dio che stiamo portando avanti sotto questa bandiera Equippers, che altro non è che equipaggiare le persone per una vita vittoriosa attraverso la fede in Cristo Gesù. Oggi voglio parlarti del potere del seme. Intanto il verso che voglio leggere si trova in 2 Corinzi 9:10 e dice così che colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare, due cose, al seminatore la semenza e il pane da mangiare, fornirà e moltiplicherà la semenza vostra e accrescerà i frutti della vostra giustizia. Molte volte noi non ci rendiamo conto che tutto quello che Dio manda nella nostra vita o verso la nostra vita non è tutto pane da mangiare, non è solo per il nostro nutrimento. Ogni volta che io personalmente ricevo un qualsiasi cosa, un'entrata, uno stipendio, un'offerta, qualunque cosa io ricevo, io chiedo sempre al Signore che cos'è pane e che cos'è seme. Perché qui dice la scrittura che Dio moltiplicherà la semenza. Ora, dalla semenza noi abbiamo anche il pane, possiamo mangiare, ma la semenza non è solo per il pane, ciò che Dio ci dà non è solo per il mangiare. Alcune cose sono per noi, altre cose sono per il campo di Dio. Il terreno non può rimanere inerte davanti al potere del seme. Non c'è un terreno che può dire al seme, io non rispondo a te. Non c'è un terreno che può dire al seme, tu non mi fai paura. Non c'è un terreno che può dire al seme, tu non mi cambi. Assolutamente no. Il terreno deve rispondere al potere del seme. Solo che quando parliamo anche delle nostre offerte, del nostro dare, e lo vediamo in forma di seme, ci dobbiamo rendere conto che il seme nella nostra tasca è inerte, ma il seme nel terreno, e solo nel terreno, è potente. E troppe volte non vediamo certe cose che Dio ha in mente per noi perché tratteniamo quello che Dio ci ha dato come seme
confondendolo come pane. E allora ti voglio incoraggiare, se Equippers sta benedicendo la tua vita e ci vuoi aiutare a portare avanti sempre di più questo progetto attraverso televisione, social media, radio, distribuzione di libri gratuiti come tu forse ben sai, corsi di formazione biblica gratuiti, ti incoraggio a visitare il mio sito se ancora non lo hai fatto, i miei profili Instagram francescobasile.tv per ricevere tutto quello che mettiamo a disposizione gratuitamente, ma lo possiamo fare perché qualcuno crede nel potere del seme. E ti incoraggio, se tu vuoi, puoi aiutarci ad andare avanti attraverso il sito equippers.it, puoi diventare un donatore regolare o con una semplice donazione, anche piccola, una tantum, ci aiuterai. Ti lascio a quello che è il messaggio che stavi ascoltando. Dio ti benedica. And what I discovered, cosa ho scoperto? Is that every time God steps into the world, he seeks to introduce blessing back. È che ogni volta che Dio entra nel mondo vuole portare benedizione. If you look at Genesis 3, the curses is just things don't work. Se vedi Genesi 3, la maledizione non funziona. Everything is hard. Ogni cosa è duro. Nothing flourishes. Niente fiorisce. Nothing succeeds. Niente ha successo. But from then, every time God steps into our world, he speaks blessing ma back. Ogni volta che Dio entra nel nostro mondo, because lui parla benedizione. What we're designed for. Perché questo è il motivo per cui siamo stati creati. Genesis chapter 9, God blessed Noah. Genesi 9, Dio benedisse Noè. Be fruitful and increase. Sii fruttifero e cresci. Genesis 12, God blessed Abraham. Genesi 12, Dio benedisse Abramo. And he says all peoples are going to be blessed through you. E ha detto che tutte le generazioni saranno benedette attraverso di te. Deuteronomy 28 with Moses, these blessings will come on you. Deuteronomio 28 ha detto queste benedizioni verranno sopra di te. God wants to exchange living a life of curse to a life of blessing. Dio vuole scambiare la nostra vita dalla maledizione a vivere una vita di benedizione. And there's a beautiful passage in Numbers chapter 6. E c'è un passaggio bellissimo in Numeri 6. The blessing for the priests. Che sono le benedizioni per il sacerdote. Verse 23. Verso 23. This is how you are to bless the Israelites. Questo è il modo in cui devi benedire Israele. Come on, I need some people who can put my blessing back on God's people. È come si dice, coraggio, devo avere delle persone che riescono a mettere la benedizione sul mio popolo. People are going to live their lives. Le persone vivranno la loro vita. And it's going to be hard. E sarà difficile. And they're going to face disappointment. E avranno dei momenti di delusione. And they're going to face failure. E falliranno and anche. They need somewhere where they can come. E loro hanno bisogno di un posto dove possono and andare. Somebody can put my blessing back e qualcuno on può mettergli sopra di loro la someone mia benedizione. Say, hey, God's goodness is for you. Qualcuno può dire la benedizione you di Dio è per te. Right now, forse tu non la stai sperimentando ora, ma la benedizione di Dio è lì. And he says this is what you're to say, the Lord bless you. E lui dice e Dio dice questo è quello che devi fare. The Lord keep you. Devi dire che il Signore ti benedirà. And the Lord make his face shine on you. E farà sì che la sua faccia risplenda sopra di te. That's why it wasn't hard for me to believe that God's smiling on the church in Italy. Questo è il motivo perché io ho potuto credere che Dio sta ridendo sopra because la chiesa in Italia. That's what he's like. Perché questo è come Dio. The Lord be gracious to you. Il Dio abbia grazia sopra di te. The Lord turn his face towards you. Che Dio metta la sua faccia verso di te. The Lord give you peace. E che Dio ti dia pace. That's what the blessed life feels like. Questo è quello che una vita benedetta è. Doesn't necessarily mean I've got the best car. Non vuol dire con la migliore macchina. Or the best house. O la casa migliore. It just means I'm living under the smile of God. Vuol dire che vivo sotto il sorriso di Dio. And verse 27 says this. Nel verso 27 dice. So they will put my name on the Israelites. Così metteranno il mio nome sui figli di Israele. In the Bible, name means character. Nella Bibbia i nomi significano carattere. That is the character of God. Quello è il carattere di Dio. Traditional religion says to be spiritual is to suffer. La religione tradizionale ci dice che per essere spirituali vuol dire soffrire. But the character of God is to smile upon people. Ma il carattere di Dio è sorridere sopra le persone. The character of God is to be gracious to people. Il carattere di Dio è versare grazia sopra le persone.
You know, when Jesus came, the Sermon on the Mount starts with what we call the Beatitudes. Quando Gesù è arrivato in Matteo 5, il sermone sul monte parla delle benedizioni. Matthew chapter 5, he speaks blessing. Matteo 5, lui parla benedizioni. And he changes the ideas a bit. E cambia l'idea di questo modo di pensare. And some of them are surprising. E qualcuno si sorprende anche. Because here's the thing, God's kingdom is coming. Perché questa è la cosa, il regno di Dio sta arrivando. And certain things are not blessed in themselves. E certe cose non sono benedette in se stesse. For instance, verse 4, it's not blessed to mourn. Ad esempio, non è benedetto di piangere. But you're going to be blessed because that's going to make you desperate for God. Ma tu sicuramente sarai benedetto perché sarai disperato per Dio in quella situazione e lui ti conforterà. And these are the blessings. The kingdom of heaven will come to you. E queste sono le benedizioni che il regno di Dio verrà verso di te. And you will be comforted. E tu sarai confortato. And you will inherit the earth. E tu erediterai la terra. E tu sarai ripieno. And you will see God. E tu vedrai Dio. God came to bring his blessing. Dio è venuto per portare la sua benedizione. Ephesians 1, Paul says this. Efesini 1, Paolo dice questo. God has blessed us with every spiritual blessing. Dio ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale. Tonight, today, you are blessed with every spiritual blessing. Oggi tu sei benedetto con ogni benedizione spirituale. In the verses he goes, what are they? Well, in verse 4 he chose you. Nel verso 4 ci dice che lui vi ha scelto. In verse 5 he adopted you into his family. Nel verso 5 dice che vi ha adottato nella sua famiglia. If you go down verse 7 he's redeemed you. Nel verso 7 vi ha redento. You're forgiven. Ti ha perdonato. Later on you have the Holy Spirit. E poi parla dello Spirito Santo che hai in te. You may not have a lot of money today. Forse non hai molti soldi oggi. You may not have a big house. Forse non hai una casa grande. But the Apostle Paul says you have every spiritual blessing in Christ. Ma l'Apostolo Paolo dice che in Cristo è ogni benedizione spirituale. In fact, in Galatians he says this. He redeemed us in order that the blessing might come. Infatti in Galati ci dice che Dio ci ha redento affinché la benedizione potesse arrivare. How did he do that? Come l'ha fatto? We don't have the verse, but the verse before says this. He became a curse. Non abbiamo il verso, ma nel verso precedente ci dice che Gesù è diventato maledizione. All of that brokenness. Tutta quella rottura. All of that disappointment. Tutta quella delusione. All of that struggle. Tutta quella col combattimento. All of that failure. Tutte quei fallimenti. He took it on himself on the cross. Lui l'ha preso sulla croce. And he did an exchange. E l'ha scambiate. So that you might live under the blessing that he lived under. Così che tu possa vivere sotto la benedizione in cui lui è vissuto. The Father who said, "This is my son whom I love." Il Padre che ha detto, "Questo è il mio figlio che io amo." I'm pleased with him. Io mi delizio in lui. You now live under that blessing. Ora tu vivi sotto quella benedizione. We live a wonderful exchange life. Noi viviamo una vita scambiata in modo meraviglioso. But there's a specific part of this that I want to talk about. Ma c'è una parte specifica di questo di cui voglio parlarvi. A specific exchange. Uno scambio specifico. It's found in 2 Corinthians 8 verse 9. Si trova in 2 Corinzia 8, 9. You know the grace of our Lord Jesus. Voi conoscete infatti la grazia del nostro Signore Gesù Cristo. Notice the exchange. Guarda lo scambio. That though he was rich, che essendo ricco, yet for your sake he became poor. Per il tuo bene si è fatto povero. So that you through his poverty might become rich. Affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. You might think, great, I'm gonna get a new car. E tu puoi dire, vai, avrò una nuova macchina. Get a big house. E vai, posso avere una grande casa. I don't think it necessarily means that. Non penso che sta parlando proprio necessariamente di questo. But he did take every sense of lack. Ma ha preso ogni senso di mancanza. And the verse comes in a section in 2 Corinthians. Il verso è in sezioni in Seconda Corinzi. And 2 Corinthians 9 verse 8 really shows what it means. E Seconda Corinzi 9:8 ci mostra quello che vuol dire. God is able to bless you abundantly. Ora Dio è potente di benedirti abbondantemente. And you will abound. E tu avrai abbondanza. Here's the exchange. Questo è lo scambio. I feel empty.
Mi sento vuoto. I feel alone. Mi sento solo. I feel there's nobody there to help me. Sento come se nessuno è lì fuori che può aiutarmi. And God does an exchange. E Dio fa uno scambio. And now I feel like there's an overflow out of who e ora sento che c'è una sovrabbondanza. There's even enough to share. E ce n'è così tanta che ne posso condividere. This is a good world. Questo è un mondo buono. And I can share. E io lo posso condividere. And Jesus did this as an exchange. E Gesù infatti ha fatto uno scambio. One of the curses in Deuteronomy 28 says this. Una delle maledizioni in Deuteronomio 28 dice così. In hunger and in thirst. In fame e in sete. In nakedness and dire poverty. Spogliati e in povertà. When Jesus hung on the cross. Quando Gesù era lì sulla croce. He hadn't eaten for 24 hours. Non ha mangiato per 24 ore. On the cross he said, I thirst. Sulla croce ha detto ho sete. He was stripped naked. Era nudo. He was so poor that when he died they had to borrow a cloth to wrap him in. Era così, è morto così povero che quando è morto hanno dovuto prendere in prestito un vestito per coprirlo. He was so poor that they had to borrow a tomb to lay him in. Era così povero che hanno dovuto prendere in prestito una tomba dove metterlo. He died in total poverty. È morto in povertà totale. So that he could take that from you and me. Così che lui l'ha potuta togliere da me e da te. Wow, I really feel God's presence there. Sento la presenza di Dio in questo. Here's the essence of the exchange. Questa è l'essenza dello scambio. There's an exchange from a sense of lack. C'è uno scambio da un senso di mancanza. To a sense of overflow. Da un senso di sovrabbondanza. Today, deep down inside. Oggi dentro. Do you feel alone? Senti solo? Do you feel empty? Senti vuoto? Do you feel like life is so hard? Senti come se la vita è difficile? God wants to do an exchange. Dio vuole fare uno scambio. And you feel like there is blessing deep down inside. Affinché tu possa sentire che c'è benedizione dentro di te. That life is good. Che la vita è buona. That the future is going to be good. E il futuro sarà buono. There's an interesting verse in the middle of this. C'è un verso interessante al centro dei versi che abbiamo letto. 2 Corinthians 8 verse 2. Seconda Corinzi 8:2. Talks about some people. Parla di qualche persona. Says this, in the midst of a very severe trial. Nel mezzo di un'afflizione forte. Their overwhelming joy. La loro gioia sovrabbondato. And extreme poverty. Nell'estrema povertà. Welled up in rich generosity. Si sono espressi in generosità. What a crazy verse. Che verso pazzo. You can be going through extreme trials. Tu puoi andare attraverso prove difficili. You might be in a situation right now of extreme poverty. Tu puoi essere in una situazione ora di estrema povertà. But something had changed inside of them. Ma qualcosa dentro di te cambia. And they said, my life is not determined by my circumstances. La mia vita non è determinata dalle mie circostanze. Blessed. Ma io sono benedetto. Ma io sono benedetto. E io sono ripieno di gioia. And I'm even gonna be generous. E io sarò generoso. If you look at this verse in context, it's really interesting. Se vedi questo verso in contesto, è veramente interessante. Paul says, I want you to know about the grace on these people. Paolo parla della grazia che è su queste persone. You can't do this in your own strength. Tu non lo puoi fare it con le tue proprie forze. Sense, non ha senso. But it's a grace of God. Ma è la grazia di Dio. That even when your world is not working, che anche quando le cose non funzionano. On the inside, I am a blessed person. Dentro di te tu sei una persona benedetta. On the inside, I have joy. Dentro di me io ho gioia. And on the inside, I'm gonna be generous. E dentro di me io sarò generoso. And in verse 3, he says this. E al verso 3 dice. Dice questo. They gave as they were able. Loro hanno dato così in funzione a come erano capaci. Al verso 4. They urgently pleaded for the privilege of sharing. Con urgenza ci hanno voluto dare, hanno voluto condividere. The context is Paul was taking up an offering for Jerusalem. Il contesto è che Gesù sta prendendo, Paolo sta prendendo un'offerta per Gerusalemme. And he was going around all the churches saying, "Would you give an offering to Jerusalem?" E andava nelle chiese a chiedere un'offerta per Gerusalemme. And it sounds like he came to this church. È come se è arrivato in questa chiesa. And it sounds like he said, "Oh, man, you are so poor." E sembra come se gli hanno detto, "Tu sei così povero."
Don't worry about the offering. Non ti preoccupare dell'offerta. And they, it says they urgently pled with Paul. Con urgenza gli hanno detto. They're like, Paul, don't do this to us. Gli hanno detto non farci don't questo. Rob us of the privilege. Non ci derubare del privilegio. Because we have a blessing on the inside. Perché noi abbiamo una benedizione dentro. And we may not have very much right now. E forse ora non l'abbiamo. But we have a blessed spirit. Ma noi abbiamo uno spirito benedetto. And Paul, we wanna give what we can e Paolo, noi ti vogliamo dare quello che noi possiamo darti. And it says in verse 5, and they exceeded our expectations. E nel verso 5 dice che ha sovraffatto le nostre aspettative. By the world standards, you may not have very much. Per i standard del mondo, forse tu non hai molto. But today you can say, ma oggi tu puoi dire, I live a blessed life. Vivo una vita benedetta. I don't know if this translates well in Italian. Non lo so se si traduce bene in italiano. In English there's a big difference between saying I am rich. In inglese c'è una differenza nel dire io sono ricco. And saying this, my life is rich. E dire la mia vita è ricca. And today you can say my life is rich. E oggi tu puoi dire la mia vita è ricca. How is your life rich? Com'è la tua vita ricca? As we said, number one, you're rich with every spiritual blessing. Numero uno, ricca di ogni benedizione spirituale. Remember Ephesians chapter 1. Vi ricordate Efesini 1? But also number two, you're rich with true riches. Ma numero due, tu sei ricco di ricchezze vere. In Luke chapter 16, Jesus says this: if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? Luca 16:11 ci dice che se Gesù dice che se voi non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, come potete essere in quelle giuste? Do you see what he's saying? Money is even not the true riches. Vedete cosa dice Gesù? I soldi non sono neanche le vere ricchezze. Ci sono altre cose che sono le vere ricchezze. About 2 years ago, my mother died. 2 anni fa mia madre è morta. She was in hospital. Era in ospedale. And we flew back, my wife and I, from somewhere. E eravamo in qualche luogo io e mia moglie e siamo tornati lì a casa con l'aereo. And the doctors took us into a room. E il dottore ci ha portato in una stanza. And they said, we're not going to treat her anymore to try and make her better. Il dottore ci ha detto smetteremo ogni trattamento per cercare di migliorarla. We're just going to try and keep her comfortable as she passes away. Cercheremo di tenerla in conforto mentre lei se ne va. So my wife and I just went to her room for 4 days. Perciò io e mia moglie siamo stati nella sua stanza per 4 giorni. And my children, our children came. E i nostri figli sono venuti. And my brother and his children came. Anche mio fratello e i suoi figli. And we just sat with her for 4 days. E siamo stati lì per 4 giorni. And my wife sat during the night and held her hand. E mia moglie è stata lì che gli teneva la mano durante la notte. She never had very much money. Lei non ha mai avuto tanti soldi. She was never famous. Non è stata mai famosa. She never had a lot of influence. Non ha mai avuto tanta influenza. But as she was dying, her family loved her. Ma mentre stava morendo, la sua famiglia l'ha amata. That's true riches. Questa è la vera ricchezza. That's true riches. Questa è la vera ricchezza. Not only are we rich with that, we're rich with enduring riches. Noi siamo ricchi con una ricchezza che dura. Psalm 8 talks about enduring riches. Salmo 8 ci parla di una ricchezza che dura. In Matthew 6, Jesus talked about treasure in heaven. Matteo 6 ci parla di tesori in cielo. The cars will go. Le macchine se ne andranno. The houses will go. Le case se ne andranno. But your commitment to God lasts for eternity. Ma il tuo impegno per Dio durerà per sempre. The sacrifices that you have made last for eternity. Il sacrificio che tu hai fatto durerà per sempre. Jesus says every good deed you have done lasts for eternity. Gesù ha detto che ogni opera buona che tu hai fatto durerà in eterno. When you get to heaven, he's going to say thank you for what you did to me. Quando andremo in cielo, lui ci dirà grazie per quello che hai fatto a me. And you're going to say when did we ever do that? E tu dirai quando l'ho fatto. And he's going to say whenever you did it to the least, you did it to me. E lui ti dirà qualunque volta l'hai fatto all'ultimo, tu l'hai fatto a me. That last for perciò eternity. Tu hai ricchezze vere che dureranno in eternità.
So you have every spiritual blessing. Perciò tu hai ogni benedizione spirituale. You have true riches. Tu hai ricchezze vere. You have enduring riches. Tu hai ricchezze che durano. But I love that we also feel rich because we have the privilege to invest in something bigger than ourselves. Ma ora noi possiamo essere ricchi perché abbiamo il privilegio di investire in qualcosa che è più grande di noi. By myself I may not be able to do much. Da solo non posso fare molto. But together. Ma insieme. We're seeing the church grow in Rome. Noi vediamo la chiesa crescere in Roma. But we're also seeing the church grow in Sicily. Ma vediamo anche la chiesa crescere in Sicilia. And we're seeing leaders gather. E vediamo i leader che si riuniscono. And part of Equippers globally. E che è parte di Equippers mondiale. We planted a church in Hungary. Abbiamo piantato una chiesa in Ungheria. We planted a church in Ghana. Piantato una chiesa in Ghana. We're starting a church in Dubai. Siamo per iniziare una chiesa a Dubai. The world might never know you. Forse il mondo non vi conoscerà mai. I'm part of a movement that's changing the world. Ma tu puoi dire sono parte di un mondo che sta di un movimento che sta cambiando il mondo. And I may never visit those places. E forse io non andrò mai in quei posti. But I've sown into there. Ma tu puoi dire io ho seminato in loro. And my life is rich. E la mia vita è ricca. Because my life is big. Perché la mia vita è grande. Maybe I live in a small apartment. Forse vivo in un appartamento piccolo. But I'm part of a global vision. Ma sono parte di una visione globale. And so my life is rich. Perciò la mia vita è ricca. Man, I feel like you guys get this so well. Mi sento come se lo prendete al volo questo. Also, number five. Numero 5. I realize God is working in my life. Ho realizzato che Dio sta lavorando nella mia vita. And he's growing my wisdom and my character and my mindset. E sta crescendo la mia saggezza, il mio carattere e la mia mentalità. Over time I'm building something good in my life. Nel tempo sto costruendo qualcosa di buono nella mia vita. He's not like the fairy godmother that waves his wand and everything changes. Non è come la fatina di Cenerentola che muove la bacchetta e le cose But accadono. Over time it works. Ma nel tempo le cose iniziano a funzionare. Proverbs 4:18, the path of the righteous is like the morning sun shining ever brighter. Proverbi 4:18 dice che il cammino del giusto è come il sole al mattino che brilla e è splendente durante il giorno. As I follow Jesus, così come seguo Gesù, as I allow him to challenge me, come gli permetto di sfidarmi, my life is growing more and more solid. La mia vita comincia a solidificarsi. And over time, e nel tempo fiorirò. Storms may come. Le tempeste possono arrivare. Seasons of hardship may come. Stagioni difficili possono arrivare. But over time I'm building something. Ma nel tempo sto costruendo qualcosa. Christine and I used to work in the slums in the Philippines. Christine e io abbiamo lavorato nei bassi fondi delle Filippine. Among the poorest people in the world. Insieme ai poveri del mondo. We used to live in the slums with them. Noi vivevamo con loro. You know it's very hard to build a strong church in the slums. Lo sai che è veramente difficile crescere una chiesa significativa in quei luoghi bassi, sottofondi. Do you know why? Lo sai perché? Because a man gets saved. Perché un uomo viene salvato. And he stops spending all his money on alcohol. E smette di investire i suoi soldi nell'alcol. And drugs. E droghe. And gambling. E gioco d'azzardo. And prostitute. E prostituzione. And he starts loving his family. E comincia ad amare la sua famiglia. And he starts wanting to provide for them. E comincia a voler essere colui che provvede and per they loro. Start becoming strong as a family. E cominciano ad essere una forte famiglia. And they start making progress. E cominciano ad avere un progresso. And over time they move out of the slum. E nel tempo se ne vanno via da quei bassi fondi. It's called redemption and lift. Si chiama essere redenti e innalzati. Because the gospel works. Perché il Vangelo funziona. Let me jump down to the final number 7. Andiamo al punto 7. There's a supernatural dynamic of God blessing my ability to overflow. C'è
una dinamica soprannaturale che mi fa crescere nell'abilità di benedire gli altri, di essere sovrabbondante per gli altri. Again, this whole passage in 2 Corinthians 8 and 9. Ancora in 2 Corinzi 9, 8. Verso 8. God is able to bless you abundantly. Dio è potente di benedirti abbondantemente. So that you can abound in good works. Così che tu puoi abbondare in opere buone. Verse 11. Verso 11. You will be enriched in every way. Tu sarai arricchito in ogni modo. So that you can be generous. Così che tu puoi essere generoso. Yes, God wants to build something solid in your life. Sì, Dio vuole costruire qualcosa di solido nella tua vita. But he wants you to discover a supernatural dimension. Ma vuole che tu scopra una dimensione soprannaturale. God, I may not have much. Dio, forse non ho molto. But I love giving to other people. Ma amo dare agli altri. I love giving to the cause of God. Amo dare allo scopo di Dio. And God, I would love you to bless me more. E Dio, vorrei che tu mi benedici di più. So that I can give more. Così che io posso dare di più. Because I love being part of it. Perché io amo essere parte di questo. And there's a very important verse in 2 Corinthians 9 verse 10. Seconda Corinzi 9:10 c'è un verso importantissimo. He supplies seed to the sower and bread for food. Lui fornisce il semente al seminatore, il pane da mangiare. The farmer with the wheat. Growing a crop. Il contadino. And it's like some of it I use to make food. Il contadino alcune volte fa del cibo. But some of it is to sow again. Ma alcune volte pianta affinché può piantare di nuovo. And God knows our need. E Dio conosce i nostri bisogni. But there's part of Christian life that people outside can never understand. Ma c'è una parte della vita cristiana che qualcuno di noi non può capire. Oh, they're just taking your money. O chi non è cristiano non capisce, ci dice ti stanno soltanto prendendo i soldi. No, I'm sowing into something wonderful. E tu gli dici no, io sto seminando in qualcosa di fantastico. And this is the promise. He will increase your store of seed. E questa è la promessa e lui accrescerà il tuo seme. I'm not giving, so hopefully he will give me a nice car. Io non do affinché così lui può darmi una bella macchina. I'm giving so that hopefully I will have more to give next time. Io do affinché la prossima volta ho di più da dare. And the harvest for myself. E il raccolto per me. Is a harvest of righteousness. È un raccolto di giustizia. My life is becoming more and more whole. La mia vita diventa so più sana. Thankful to God. E sono così grato a Dio. I'm so blessed by God. Sono così benedetto da Dio. And I want to live a life of generosity. E voglio vivere una vita di generosità. The world may never call me rich. Il mondo forse non mi chiamerà mai ricco. But my life is rich. Ma la mia vita è ricca. My life is rich. La mia vita è ricca. I wonder where you are in all of this. Non so in che punto sei in tutto ciò di cui ho parlato. Let me do a little quick checklist. Voglio fare un controllo. Maybe I said some of us we just make a minor adjustment in our thinking. Forse qualcuno deve fare soltanto un aggiustamento minore al loro modo di pensare. But some people here. Ma qualcuno qui. Will be like me. Sarà come me. It goes really deep. Che scende proprio in profondità. And you go, this goes to the core of who I am. E dice questo entra proprio al centro di chi io sono. God, would you do something today? E dici Signore, fa qualcosa oggi. Here's some differences between a spirit of lack and a spirit of abundance. Queste sono alcune differenze tra uno spirito di mancanza e uno spirito di abbondanza. Lack says there's never going to be enough. La mancanza dice non sarà mai abbastanza. Abundance says there will be more than enough. L'abbondanza dice ci sarà più che abbastanza. And I'll be able to give away. E sarò capace di poter dare. Lack says God is limited. La mancanza dice Dio è limitato. There's no answer to this. Non c'è risposta a questo. Abundance says God is unlimited. L'abbondanza dice Dio è illimitato. He can do anything. Lui può fare ogni cosa. Here's an example. I lead the college in Auckland. Questo è un esempio. Io sono il leader del college in Auckland. We have some challenges with the budget. E ci sono qualche sfide con il budget, con i soldi. I've been thinking I need to make some cuts. E devo cominciare a tagliare alcune cose. I'm thinking about where God could
give me some more money. E cerco di capire dove Dio può darmi più soldi. And then yesterday I got an email. E ieri mi è arrivata un'email. From another college near to us. Da un college vicino a noi. They said, oh, our landlord has just given us notice. E ci ha detto che il proprietario del luogo di dove noi siamo. Could we lease some space in your college? Ci vuole via e ci ha chiesto, e quindi questo college ci ha chiesto di affittare uno spazio nel nostro college. And that will fix my budget. E così loro mi daranno i soldi per avere i soldi. But I could never have thought of that. Ma io non l'avrei mai pensato a una cosa del genere. That was never in the realm of my possibility. Non sarebbe mai stato nel reame della mia possibilità. Is your God limited? Ma è il tuo Dio limitato? Or is your God unlimited? O il tuo Dio è illimitato? Here's another thing. It will always be this way. Un'altra cosa, ti dici, sarà sempre così. Man, again, I have found this throughout my life. L'ho scoperto nella mia vita questo. Your dad, these voices, your father failed. Tu hai queste voci come tuo padre ha fallito. You will fail. Tu fallirai. My parents were divorced. I miei genitori hanno divorziato. My grandparents were divorced. I miei nonni si sono divorziati. This voice that says your marriage won't work. E questa voce ti dice il tuo matrimonio non funzionerà. Who do you think you are? You come from a poor family. Chi ti credi di essere? Sei venuto da una famiglia povera. Who do you think you are traveling around the world? Chi ti credi di essere lì andando in giro per il mondo? And something in an abundance says that may have been my past. E l'abbondanza ti fa dire forse era il mio passato. But it's not going to be my future. Ma non sarà il mio futuro. Things can get better. Le cose possono migliorare. Again, is it me focused? E ancora, è focalizzato su me? Or is it kingdom and other focus? O è focalizzato su regno e su altri? If it's need, it's like I need to get as much as I can. Se riguarda me, devo prendere tutto ciò che posso per me. If you grew up in a poor family, it's you're fighting for the last piece of bread. Se sei cresciuto in una famiglia povera, è il combattimento per l'ultimo pezzo di pane, l'ultimo pezzo di pizza. Whereas, hey, we can give to other people. Invece questo è un posto di possiamo dare ad altri. I want to bless other people. Voglio benedire altri. Here's another one. I am in control versus God is in control. Questa è un'altra. Io sono in controllo contro Dio è in controllo. Because if you're alone. Perché se tu sei solo. There's only one way for you to survive. C'è solo un modo per te per sopravvivere. For you to be in control. Per te essere in controllo. But if God is in control, ma se Dio è in controllo, I can relax. Io posso essere rilassato. Here's an example. For my ninth birthday, I got a watch. Questo è un esempio. Per il mio nono compleanno mi hanno regalato un orologio. Come un regalo. The next day, I came home from school. E il giorno dopo sono tornato da scuola. And my brother said, "Mom wants to talk to you." E mio fratello mi ha detto, mamma ti vuole parlare. And I went to her room. Così sono andato nella sua stanza. And she was sitting on the bed crying. Era lì nel letto che piangeva. And holding a letter. E aveva una lettera nelle sue mani. And she said, "Dad has gone. Your father has left." E mi ha detto, tuo padre se n'è andato. He's not coming back. Non tornerà più. Do you know the very first thought that came to my mind? Sai la prima cosa che mi è venuta in mente qual era? Was, oh, I'm going to need to sell my watch. Devo vendere il mio orologio. Now I look back and think that is so terrible. Ora guardo quella storia e dico è terribile. But I had already learned. Ma avevo già imparato. You have to look after yourself. Devi prenderti cura di te stesso. There's no one there to help. Non c'è nessuno per te che ti può aiutare. That's a big change. Ma questo è un grande cambiamento. To say I don't have to be in control of everything. Di dire io non devo essere colui che controlla ogni cosa. God is in control. Dio è in controllo. He can do unexpected things. Dio può fare cose inaspettate. His goodness is chasing after me. La sua bontà mi insegue. His smile is upon me. Il suo sorriso è sopra di me. He will make a way through this. Lui farà la via. I may not be living in comfort now. Forse non sono in conforto ora. But it's coming. Ma arriverà. Here's another one. Questa è un'altra. Spirit of lack makes you resentful of others' success and blessing. Lo spirito di mancanza ti rende indignato del successo e delle benedizioni degli altri. A spirit of abundance you celebrate others' success. Ma lo spirito di abbondanza ti fa celebrare dei successi degli altri. Again, if you grow up in a poor family. Ancora se sei cresciuto in una famiglia povera. When someone else goes to grab the last bit of food. Quando qualcuno va e ti ruba l'ultimo pezzo di cibo. Quickly grab it. E tu vai e lo prendi prima di lui. The spirit of lack makes you nasty. Lo spirito
spirito di mancanza ti fa essere cattivello, uno spilorcio. The most ugly parts of how we treat people. La parte più brutta di come noi trattiamo le persone come from a spirit of lack. Viene da uno spirito di povertà, di mancanza. When I preached about this in the UK, quando ho predicato questo nel Regno Unito, a man who's 74 came and talked to me later. Un uomo di 74 anni è venuto a parlarmi. And he just said this, I have not been a generous man. E mi ha detto, io non sono stato un uomo generoso. My father died when I was young. Mio padre è morto quando ero piccolo. I was sent away to boarding school. Ero stato mandato via alle scuole, al collegio. I have not been a nice man. Non sono stato un uomo buono. It's interesting, one of the leaders in the UK is a businessman. È interessante perché uno dei leader lì nel Regno Unito è un uomo d'affari. And he got in a partnership with some very wealthy people. E ha delle collaborazioni con veramente persone ricche. Like 500 million pounds wealth. Cose che hanno 500 milioni di sterline. But they were not nice. Ma loro non erano belle persone. And he realized this. E ha realizzato questo. You can have millions of euros in the bank. Tu puoi avere milioni in banca. And you can still operate with a spirit of lack. Ma puoi operare sotto uno spirito di mancanza. That makes you do bad things to people. Che ti farà fare cose malvagie, brutte alle persone. Because you don't want them to succeed. Perché tu non vuoi che loro abbiano successo. I love a spirit of abundance. Io amo lo spirito di abbondanza. Hey, you have a new car. Fantastic. Hey, hai una macchina nuova, è fantastico. You have a promotion at work. God bless you. Ti hanno promosso, che bello, Dio ti benedica. You have a new house. I'm so thankful. Hai una casa nuova, che bello, sono contento per te. Because we're not fighting over the last piece of bread. Perché noi non stiamo combattendo contro l'ultimo pezzo di pane. Quickly. Another thing, it's all right for them. Velocemente, va that bene means, per loro. Yeah, well, their dad helped them. Beh, il loro padre li ha aiutati. Yeah, and if I looked as beautiful as her, I would probably succeed. E se io magari ero bella come lei, avrei and avuto successo anch'io. Advantage. E loro sono partiti avvantaggiati. The spirit of abundance is, no, it's going to be okay for me. Ma lo spirito di abbondanza dice, lo so, God's andrà with, bene God's per me, with me. Perché Dio è con me. It's going to work for me. Sì, funzionerà per me. I'm not going to spend my life envious of other people's. Non spenderò la mia vita invidiando qualcun altro. I'm not going to spend my life jealous of what they have. Non spenderò la mia vita essendo geloso di qualcun altro. Because here's something, the difference living here, this is based in fear. Perché vivere qui è vivere nella paura. I might be left alone. Forse ho vissuto da solo. I might lose my job. Forse perderò il lavoro. My husband might walk out on me. Forse mio marito se ne andrà. This is faith-filled. Ma qui è essere ripieni di fede. Whatever happens, God is going to be there. Qualsiasi cosa accada, Dio sarà lì. Whatever season I walk through, God's goodness is coming after me. In qualsiasi stagione mi troverò, la bontà di Dio mi seguirà. I may not be there yet, forse, but it's not over. Forse non sto già lì, ma ancora non è finita. And God is doing good things. E Dio sta facendo cose and buone. God is increasing. E Dio sta accrescendo. And here's the last one. Over here, the best is behind me. E questo, l'ultima cosa, il meglio è dietro. I remember when things were good. Oh, le cose erano buone. But I've lost it all. Ma già le ho perse. Over here, the best is ahead of me. Ma qui dice il meglio sta per I arrivare. In a hard season now. Forse sono in una stagione difficile ora. Ma Dio sta per arrivare. E le cose miglioreranno. E io voglio che alzatevi ora per favore. God wants to do an exchange. Dio vuole fare uno scambio. Man, I feel like you're ready for the exchange. Sento che siete pronti per lo scambio. Here's the exchange in Isaiah 61. Questo è lo scambio in Isaia 61. Here's the mandate of Jesus. È il mandato di Gesù. Where there has been mourning, dove c'è stato pianto, I'm bringing comfort in your life. Io porterò conforto nella tua vita. Where there is the grief of loss, dove c'è stato il pianto della perdita, I'm bringing provision. Io porterò provvigione. Where there are the ashes of lost dreams, dove ci sono le ceneri dei sogni I'm perduti, putting a crown of beauty on your life. Io metterò una corona di bellezza sulla tua where vita. There is mourning, dove c'è
pianto. Io metterò l'olio di gioia. Dove c'è pianto, io metterò lodi. E tu sarai in piedi forte. Perché qualsiasi circostanza mi trovo ora, la bontà di Dio sta arrivando verso di me. Il suo sorriso è su me. And God's favor is coming my way. E il favore di Dio sta arrivando verso di me. I'd love to lead you in a prayer. Vorrei condurvi in una preghiera. Maybe you want to close your eyes, raise your hands. Forse vuoi chiudere gli occhi e alzare le mani. I'd love us to sing that song after about your goodness is coming after me. Mi piacerebbe cantare quella canzone di prima. But if this message speaks to you, ma se questo messaggio parla a te, would you pray this prayer with me? Potresti pregare questa preghiera con me? Ripeti dopo di me. Gesù, riconosco il senso di mancanza nel mio cuore. Ti ringrazio che l'hai preso sulla croce. Tu sapevi cosa voleva dire sentirsi solo. Tu sapevi cosa vuol dire aver perso tutto. Signore, sapevi che era difficile da fare. Perciò tu hai preso tutto questo per me. And in that place you gave me your blessing. E in quel luogo mi hai dato la tua benedizione. And in that place you gave me overflowing joy. In quel luogo mi hai dato sovrabbondanza di gioia. And in that place you gave me abundance. E in quel luogo mi hai dato abbondanza. Let me just pray for you. Voglio pregare per voi. God, we break every spirit of lack in our minds. Signore, rompiamo ogni mentalità di mancanza. Every spirit of poverty in our heart. Ogni spirito di povertà nel cuore. God, we don't want to partner with that anymore. Non vogliamo collaborare con questo più. And God, we want to live under your grace. Signore, vogliamo vivere sotto la tua grazia. We want to live under your smile. Vogliamo vivere sotto il tuo sorriso. We want to live under your provision. Vogliamo vivere sotto la tua provvigione. We want to live under your abundance. Vogliamo vivere sotto la tua abbondanza. You are a good God. Tu sei un Dio buono. And your goodness is